Siamo in pieno periodo di siccità, ma prima o poi le piogge torneranno e i corsi d'acqua dovranno essere pronti ad accoglierle. Ecco perché, nonostante il caldo, non si ferma la manutenzione del reticolo gestito dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ad Arezzo, quindi nel capoluogo, e nei comuni limitrofi. Interventi per circa 900.000 euro, che riguarderanno in tutto 160 chilometri inseriti nel piano di attività 2022. Sulla unità di Arezzo sono previsti circa 160 chilometri in manutenzione su tutta l'unità, che comprende oltre il comune di Arezzo anche i comuni limitrofi, per circa un totale di 900.000 euro di lavori. Siamo partiti dal centro urbano di Arezzo, quindi dal torrente Castro e Bicchieraia, e anche qui sul torrente Vingone siamo al lavoro. Facciamo lo sfalcio della vegetazione, soprattutto erbacea e arbustiva, allo scopo di verificare l'integrità del corso d'acqua, lasciando comunque una parte di vegetazione nella parte più bassa della sponda, che permette sia l'ossigenazione di quella poca acqua che c'è per la sopravvivenza della fauna ittica, sia previene l'erosione al piede delle sponde.